Non devi farci nemmeno un graffio. Dio bestia, l'ho vista con la macchina. Ok ragazzi, si riprende il nostro fantastico Mafia. La prima parte vi è piaciuta, quindi continuo con una seconda. Mi raccomando, spaccate di like, perché altrimenti non ve lo porto, perché sono cattivo. Anche perché sono altre serie in arrivo, quindi dovrò dare anche priorità a quelle. Non voglio dimenticarmi di Mafia, se vi piace. A breve vi porterò il gioco di World War Z. Probabilmente ci farò anche delle live su Twitch, quindi approfittatene e seguitemi su Twitch, perché è lì che le porterò le live di World War Z. È una cacchia di figata. Va bene. Ciao Ralphie, io e i ragazzi abbiamo un lavoretto da fare, ci serve un'auto. Ciao, ho sistemato quella che mi hai portato l'altra volta. È una buona macchina, Tom. Ha almeno 60 cavalli e arriva a 75 miglia all'ora. Quattro marce e freno di servizio. Una vera bellezza. Ho anche studiato il modo di fregarne una. E guidavo una quando facevo il tassista, per cui so come entrarci, Ralphie. Beh, ho anche qualcos'altro. Guarda questa, ha 40 cavalli e fa almeno 60 miglia all'ora. Ha imparato come rubare una Falconer, ok? Cioè, non è niente di che, ma si guida bene. È facile entrarci. Basta prendere questo farino, infilarlo qui dentro e spingere un po'. E quando senti click, ci sei. È una semenza. Grazie, Ralph. Ok, una roba, una Bolt. Ah, devo tenere premuto. Ah, mi ricordavo che c'erano queste cosine, ok. E poi che si fa? Perché dovrei andare a prendere un'arma, ma non mi ricordo assolutamente dove. Però mi ero dimenticato del grande cretino, dove era il tizio che dava le armi. Ed è qua sopra. È qui sopra esattamente. Me l'ero dimenticato. Ehi. Ciao Vincenzo, mi serve una pistola. Salve Tom, ti va bene questa? No, ancora non me l'ha data. Certo, anche se non credo che oggi la userò. Povero stolto. E le munizioni? Parla, ok. Scusa Tom, ma ho da fare. Scusa Tom, ma ho da fare. Scusa Tom, ma ho da fare. Ma munizioni, brutto invertebrato. Cioè, sei colpi su 12. Ho detto che sarebbe meglio in auto che a piedi. Caga. Sali. Gradino. Entrambi li porto dietro. Che palle però, non chiacchierano in auto. Ok, sì. Prima andiamo in un ristorante di Central Island. E come se chiacchierano in auto? Oddio, due scemenze. Però sono professionisti, quindi non rimangono lì a parlare più di tanto. Ok, siamo arrivati. Fermo, siamo arrivati. Ma fanno loro o devo andare anch'io? No, no. No, ecco, ok. Vieni, vieni, scusami. Ok, l'altro? E ora Hoboken, al Pompei Bar. Pompei Bar. Incassi soldi della protezione Hoboken. Sì, al Pompei Bar ci avevo già portato quel cretino. Un tizio voleva essere portato lì. Ok, siamo praticamente arrivati nella nuova zona. Qua dobbiamo prelevare altri dindini. Non so in quanti altri posti devo andare, perché non mi ricordo sta missione. Ci siamo. Ferma, Tom. No, vai. E muoviti. E aspettiamolo. Adesso si va a respirare un po' d'aria di campagna. Andiamo fuori città, al Clark's Model. Mamma. Mi scusi, gente, ma lei è entrato dentro la mia macchina. Signora agente, mi scusi, perché è entrato nella mia macchina? Dio mio. Cioè, è stupendo sto gioco. Fuori dalla mappa. Cazzo, il cuore mi segna la direzione. Olè.
Aspettaci qui, Tom. Facciamo in un attimo. Ok. Andiamo. No. Cazzo! Bastardi! Tommy! Ne ho preso uno! Ah, che male! Oddio, Poli! Via Salieri, che d'ora in avanti questo posto è nostro. Capito? Non tornare se non vuoi finire peggio dei tuoi amichetti. Recupera Sam! Vogliono strappargli delle informazioni a botte! Tiralo fuori da lì! Devo portarti da un dottore! Ah, c'è tempo! Prima Sam! Minghia. Ordinaria amministrazione. Ordinaria amministrazione, un paio di palle. Salva Sam. Ok. Prova a entrare. Cane. Cane. Oh. Salvato dal cane. Minchia. Vieni fuori. Colt 45, questa è bella. Thompson. Ancora meglio il Thompson, cazzo. Ah, merda! Minchia, mi ha fatto cagare. Ah, Gesù! Fatto cagare. Porca troia. Fruga il cadavere. Fruga il cadavere. Non trovi nulla. Ah no? Fruga il cadavere. Cazzo, è come che ho trovato roba. Porca puttana. Scivolate anche. Non aver sentito il rumore. Solo che non fa fare cose stealth. Completamente stealth. Voglio dire. Mi aspettavo ci fosse qualcuno qua. Ah, si può curare allora. Anch'io ho passato anni tipo a non saperle queste cose. Che schifo. Ma poi come diavolo lo tiene il mitra? Giusto per sapere. Bella lì. Porca troia, ma non mira sto idiota. Non adesso. Fuori, stronzo. Che piano. Fuga il cadavere. Thompson, lo cambiamo. Uff. Cazzo vuole, madonna. Era un nemico, vero? Il cane è fuori, che ancora rompe i coglioni. Non trovi nulla, non trovi nulla, non trovo mai nulla. Rompi i coglioni. La magnum. Aspetta. Oh. Tirati su, Sam. È finita. Ti hanno conciato per benino, amico. Andiamo. Cristo. Non è niente. Andrà tutto bene. Il dottore ti rimetterà in sesto. Hai la pelle dura tu. Aia. Ma l'ho ucciso. Oh merda. Te l'ho crivellato prima. Ma che stai scherzi? Ma che scherzi? Quanto cazzo resiste?
Che rompicoglioni. Colt Detective Special. Ma che strano. Aspetta che ricarico. Non ce l'avete un'arma dietro dei medicinali anche qua? Assolutamente no. Andiamo. Ci siamo, tra un attimo saremo in macchina. E sarà tutto ok. Non muoverti, stronzo, o ti riempio di buchi. Avanti, su, provaci. Prova a fermarmi. Certo, amico. Sta calmo, va tutto bene, eh? Va pure, nessun problema. Su, provaci. No, i nostri soldi. Prendilo. Uccidi l'uomo che ti ha rubato i soldi, che cazzo. Ciao, bello. Entra. Minchia. Ma cazzo facciamo a fermarlo? Allora, leviamo il limite tanto per cominciare. Altrimenti, guarda, ci manca solo beccare la polizia in queste strade così isolate. Uccidi l'uomo che ti ha rubato i soldi. Di stronzetto. Posso sparare? Ti ho capito. In una roba del genere c'era in Mafia 1 e non nel 2. Cioè, per dire, il Thompson. Minchia, il Thompson si ride. Cazzo, non posso sparare col Thompson. No. Stronzo! Aspetta. Minchia! Dai, cazzo! Perché non spara con quella pistola? Non spara! Ma testa di merda! Guarda, non spara, eh! Ma quante cazzo di volte devo premerlo? Cioè, qua! Non spara! Coglione! Sparali, quelle cazzo di ruote! Che idiota! Guarda, non spara, eh! Minchia mia! Ora capisco se fate queste stronzate, guarda, non spara! No, regà, non spara, guarda! Porca troia, sentite il click del mouse! Quanto mi ferrò del culo! Nulla da aggiungere. Nulla da aggiungere. Finirà mai questa fottuta corsa? No! Guarda come va da schifo l'auto adesso, perché ha subito danni. Cioè, ma che cazzo è? Dai, minchia, pure ste cose. Seriamente. Non posso preoccuparmi pure dell'auto che fa cagare. Cioè, seriamente. Oh! Miracolo! Dov'è? Non ricaricare, scemo pagliaccio. Dov'è? Se questa è l'ordinaria amministrazione, chissà il prossimo incarico. Ah, ok. Oh, è finita così. 1938. Così cominciai. Prima ero un normale tassista e un minuto dopo un rispettato mafioso. Ti pareva normale uccidere? Sai, c'è gente che ha dei problemi a farlo. Sa, io non sono uno di quelli con la mania del sangue. Non ho bisogno di violenza nella mia vita. E non cerco guai, ma non ho nemmeno rimorsi. Volevano fregarci, così noi dovevamo fregare loro. Nessuna scusante. Per me era la stessa cosa. Non mi importava del destino degli altri. Tutti dicevano che era solo una questione di affari e che la famiglia teneva uniti. Era diverso che vivere da solo, senza nessuno che si cura di te. All'improvviso tutti quelli che incontri ti rispettano. Tutti sanno che puoi aiutarli, ma anche che puoi rovinargli la vita. Cercano tutti di entrare nelle tue grazie. E che mi dici della polizia? Te ne sei andato tranquillamente dopo un massacro del genere? Non hai avuto nessun problema? Lei ci lavora, dovrebbe saperlo. Lo sa che la mafia governa tutta la città. La famiglia Salieri guadagna più di 25 milioni di dollari all'anno. Ne parlarono i giornali. Ma nessuno aveva visto niente. Se voleva restare vivo.
Pagavamo i grandi papaveri $600 al mese. I vostri capi ottenevano i liquori a prezzo di costo e per i lavori speciali prendevano mazzette sia da Salieri che da Morello. Caso chiuso per mancanza di indizi. I poliziotti fecero persino delle spedizioni per conto nostro. Immagino che lei ne abbia sentito parlare. E che ne fu dei tuoi amici? Beh, stavano meglio del previsto. Salieri aveva un buon dottore per i suoi ragazzi, uno che non faceva domande. Dopo qualche settimana erano di nuovo in forma smagliante. L'unico che ci preoccupava era Morello. Voleva essere il numero uno e Salieri non poteva permetterglielo. Non aveva certo intenzione di scendere al secondo posto. Sa com'è? Uno diventa capomafia per la sete di potere. Non riconosce nessun'altra autorità se non la propria. È così che funziona, detective. Per essere padroni di se stessi, indipendenti dalla polizia, dallo Stato, da chiunque. Ecco perché uno diventa capomafia. Salieri e Morello volevano la stessa cosa. Continuavano a tormentarsi a vicenda, ma sapevano molto bene che uno scontro diretto sarebbe stato un inferno. La differenza tra loro stava nei metodi. Ho sentito una storia su Morello. Mi dispiace, signore. Io non volevo... Visto cosa hai fatto? Sai quanto costa questa macchina? Io stavo andando piano, signor Morello. Non so come... Che vorresti dire? Che sono stato io a venirti addosso? No. Signore, io... volevo... no, signore... Nessun... Bastardo! Blocca la mia strada! E loro dietro continuano a parlare. Salieri si era costruito una certa rispettabilità. Tutti sapevano che non c'era niente da temere se si comportavano bene. E sapevano bene che in caso di bisogno potevano sempre consultarlo. Così Salieri si era fatto degli amici. Spesso dava una mano a gente con vari problemi e in cambio si aspettava lo stesso. Se qualcuno lo fregava, aveva infranto una certa regola. E tutti sapevano le conseguenze. Morello invece era un vero bastardo. Si era fatto strada con la violenza. Persino i suoi amici lo temevano. La maggior parte della gente lo evitava. Ascolta, Tom. Ho un lavoretto delegato da affidarti. Non conosco nessuno che possa farlo meglio di te. Sei un buon guidatore e hai esperienza. Beh, per farla breve, domani le auto migliori si affrontano nel circuito qui in città. E io ho scommesso su un ragazzo che era il favorito fino ad ora. L'ho un po' aiutato nella carriera. Mi piacciono le auto veloci e ho pensato che era il caso di rifarmi un po' di quell'investimento. Mi capisci? E adesso Ralph viene a dirmi che è arrivato un europeo che ha un'auto che vince sicuro. Ralph se ne intende di auto, le conosce bene. Ma per il resto è un vero coglione. Non poteva dirmelo prima che scommettesse sul ragazzo. E poi che accidente ci fa qui, uno nato Dio sa dove? Queste sono corse americane. Io e il consigliere stavamo pensando che cosa fare, perché molti dei ragazzi hanno scommesso come me. E certo non sarebbero felici di perdere i loro soldi. E che figure ci farei io? Da vecchio scimunito, Tommy, non lo posso permettere. Io e il consigliere stavamo pensando che fare. Se gli succedesse qualcosa, non mi piacerebbe, non sarebbe sportivo e non mi godrei la vittoria. Così Ralph mi ha detto che conosce un sorvegliante al garage dell'autodromo. Stanotte andrai lì e porterai l'automobile di quell'europeo da un meccanico. Uno che sa il fatto suo con queste macchine. Ci darà un'occhiata e una sestematina. Non appena finito il lavoro,
La riporti indietro. È importante che l'auto torni al suo posto prima che qualcuno se ne accorga. E che non ti salti in mente di fare incidenti. O farti beccare dagli sbirri. Ci siamo capiti? Sì, capo. Se ci riesci, ovviamente, ti beccherai una parte della vincita. Ora va. Ralph ti fornirà i dettagli. Madonna, parla con Ralph. Gesù Maria. Dove cacchio è Ralfino? Ralph! Parliamo. Ciao, Ralph. Sai qualcosa del lavoro di stanotte? Certo, Tommy. Devi andare all'autodromo e recuperare quell'automobile. Lì lavora il mio amico Bobby. Vai sul retro e lungo la strada trovi la guardiola. Di a Bobby che ti mando io. E lui ti porterà la macchina. Siamo già d'accordo. E poi? Devi portarla al garage del mio amico Luca Bertoni. Sta a Newark, sotto il Giuliano Bridge. Le darà un'occhiata e una sistematina. Poi riportala indietro. Sembrerebbe uno scherzo. Ma devi finire entro l'una e un quarto, quando cambia la guardia. Nessuno deve sapere che la macchina è stata spostata durante la notte. Non deve esserci nemmeno un graffio sopra. E cerca di non farti beccare dagli sbirri, eh? E come ci arrivo? Oddio, guarda come si mette. Ah, ecco, posizione di guardia è questa, figo. Beh, mi è arrivato qualcosa di nuovo. Rubarne una non è niente di che. Sta a vedere. Basta infilare un pezzo di cavo qui dentro, girare un po' e una volta dentro collegare questi due cavi. Bene, non dovrebbe essere un problema. Grazie, Ralphie. E non risparmiare benzina, Tom. Ok, trova Bobby. Sali davanti. Imparato come rubare una Super 6. Ok, c'è un po' di strada da fare sicuramente, quindi. Vedete che siamo anche da soli, direi che è il caso di tagliare questo mega viaggio. E noi ci becchiamo fra poco. Ok, praticamente mi sto dirigendo in aperta campagna dove non c'è una cazzo di mappa. Quindi devo sperare di arrivarci il prima possibile, porca puttana. In realtà ci sono arrivato. Fuck! Ops! Oh merda! Salve! Devi essere l'amico di Ralph. Esatto. Andiamo con la tua auto. Sì, ma c'è un problema. Ah, l'alzi tu? Ok. Io rientro in auto. Muoviti! Ah. Mi alzava assieme a tutta la macchina, sarebbe stato bellissimo. Entra e vai verso il garage. Aspetta, ma è qui l'obiettivo. Ok, ci siamo, amico. Su, non abbiamo molto tempo. Lo so, porca merda. Move your body. Everybody. Move your body. Non abbiamo molto tempo. Guarda lui come se la prende comoda. Porca troia. Questa. Muoviti! Scemo. Ti muovi. Ok. È questa? Sì, ma stai all'occhio. Non devi farci nemmeno un graffio. E cerca di evitare gli sbirri. Questo gioiellino è facilmente riconoscibile. Capito. Tra circa mezz'ora arriva l'altro guardiano, perciò devi tornare per tempo, amico. Puttana. E fai attenzione, questa va veloce. Forse è la macchina più veloce del mondo, chi lo sa? Certo, Bobby, nessun problema. Farò tutto nel giro di mezz'ora. Cristo. Oh, merda, troia. Io mi ricordo sta roba, ma più che altro mi ricordo anche la gara. Madonna, dopo torniamo indietro. Devo cercare di non fare incidenti. Cioè, parliamone, ho rallentato un attimino. Guarda come cazzo indoma! Ma porca puttana, non mi prendi per il culo? Non riesce manco a fare una curva decente. Oddio, Dio del cielo, Dio. Oddio.
Madonna, come cazzo faccio a riportarla indietro in tempo poi, cioè. Sì, guarda, guarda che bellissima macchina di merda. Porca troia. Non devi farci nemmeno un graffio. Dio bestia, non l'ho vista quella macchina. Sì, ma comunque questa macchina di merda, guarda, tiene strada come una saponetta in una lastra di ghiaccio, porca puttana. La nota di danni che ho già fatto all'auto, più della metà, mi sono bruciato in uno scontro frontale. Non è esattamente così fattibile sta stronzata, vorrei dire, Ovviamente se sta missione c'è si può completare, ovviamente. Il problema è come? Cazzo, merda. Cioè, devo volare, al ritorno devo volare. Minchia, che magheggi strani, cazzo. Ma devo andare dall'altra parte del ponte, scendere sulla destra, andare lì da quello stronzo, dargli la macchina, poi ritornare indietro, cioè. Ecco, inculato! Caga! Ok, ce l'ho fatta. Ehi, vieni da parte del signor Salieri, giusto? Sono Luca Bertone. Io sono Tom. Dicono che tu sai mettere la museruola a questa bestia. Credo di sì. Beh, è meglio che ti dai da fare, abbiamo solo 27 minuti. Non è molto. Ma vediamo che si può fare. Puoi farti un giro. Ehi, come procede? Ho appena finito. Puoi andare. Ma ti conviene sbrigarti? Non funziona più bene come quando sei arrivato. Grazie. Il signor Salieri apprezza il tuo lavoro. Certo, mandagli i miei saluti. Se dovesse aver bisogno di qualcos'altro, sono a disposizione. Ho puntato sul suo stesso pilota. Porca puttana. Ah, c'è tempo, che... Oddio, ce la faccio per un soffio. Per un fottuto soffio della minchia. Diesel! Minchia! Porca troia. Ma... Questo... Oddio. Vedo che ce l'hai fatta, amico. L'automobile non ha neanche un graffio. No! Grazie, Bobby. Era davvero la macchina più veloce del mondo. Sicuro, è una fortuna che tu ci sia riuscito. Ho scommesso anch'io sull'auto del Don. Pare che l'abbiano fatto in molti. Ci ho scommesso io e tutti quelli del vicinato. Beh, immagino che conti anche il pilota. Certo. Beh, non ti trattengo. Buonanotte. Notte, Bobby. E grazie per l'aiuto. Porca troia, torna da Salieri. Cristo, con questa? Sì, sì. Come faccio a tornare da Salieri? Non ho manco... Ah, beh, ce l'ho lì l'auto. Ok, siamo tornati al bar di Salieri. Adesso tante pacche sulle spalle e tanti dindini per noi. Oh Gesù. Salve Luigi. Ehi, Tommy. Dove sono gli altri? Sono tutti alla corsa, arrivi tardi. Volevo dormire un po' dopo il lavoro di ieri notte. Certo. Pronto? Sì? È appena arrivato. Certo. È per te, Tom. Sì? Tom, sono Frank. Sei stato bravo ieri. Ma abbiamo ancora bisogno di te. Vieni subito all'autodromo. Il tizio che doveva vincere la corsa si è fatto spaccare un braccio. Strana coincidenza. Comunque, la gara devi farla tu. Ma... Frank, Tom, io... manca mezz'ora alla partenza. E non ho tempo di far scuola guida a un altro. Cristo santo, Tom, c'è in ballo un sacco di grano. Lo capisci questo? Sì, ok. Frank, ma... Allora ti aspetto qui al circuito tra pochi minuti. Non sembri entusiasta. Forse perché non lo sono.